bello, il brutto e il cattivo. Il bello è Marco Dardelli. Il brutto è Omar Sivori. Ciao, buonasera. Il cattivo molto tra più. Il cattivo è lui. Come ti chiami? Francesco Guastafeva. E allora diciamo che il cattivo è Guastafeva, ma insomma, vabbè. Carlo Sassi. Ciao. Una finestra sul mondo. Ma non è possibile. Una finestra sul mondo e Maria Teresa Ruti. Me ne combina di tutti i colori. Buonasera anche da parte mia. La novità, la prima delle novità, non è la sola, ce ne sono moltissime, ci auguriamo, importanti. Nereo Rocco. Nereo Rocco ha il compito di criticare tutto, di commentare e di scegliere anche il gol più bello della domenica sportiva. Allora, Nereo, come ha vissuto la vigilia di questo suo nuovo incarico? Ma veramente ero emozionato, tanto vero il telefono dovevo prenderlo per dire guarda rinuncio all'incarico perché non sono all'altezza. Poi mi sono lasciato convincere. A Trieste cosa hanno detto? I familiari? Voglio incominciare salutando qualcuno. I familiari ridono come sempre, no? anche gli amici, ma cosa vuoi fare? Ma cosa? Pentecoste va a fare il macaco. No? Ecco, quello che ci hanno detto, sì. Lasciatelo parlare, ecco, noi la lasceremo parlare, non abbia problemi. Una specie di rivincita, io mi sono presentato. Buonasera, intanto devo dire subito che di processi non ne faremo questa sera perché mi hanno preso e buttato nella fossa dei leoni, ho l'impressione di essere in un forno, entrando mi sono tolto la giacca e infatti De Zan mi ha subito scoperto con le bretelle, il che mi ha lasciato un po' perplesso. Comunque ora mi sono messo dignitosamente in blu, mi dicono che non va bene questa giacca per il colore, mi farò coraggio. Siamo anche noi in pieno rodaggio, le squadre incominciano appena adesso. Mi spiace che ci sia qui il mio amico Giovanni Trapattoni, da me detto il Trap, e ora è chiamato così come se fosse un trappista. Temo che il gap di cui si favoleggiava nei giorni scorsi fra Torino e le avversarie delle torinesi sia veramente incolmabile. Oggi ho visto una partita dell'Inter. Non me ne sono stupito perché l'avevo già vista a Piacenza, poi a San Siro con l'Atalanta, poi a Cremona con la Cremonese. È una squadra che farfuglia calcio, direi che lo masturba se non temessi di offendere le orecchie delicate, insomma, e continua a ripetersi in tocchi laterali perché nessuno ha idee veramente geometriche, diciamo euclidee, e nessuno di punta sa smarcarsi in modo da dettare il passaggio, da trovarsi in condizione buona, tutti ritornano sulla palla, sembra di vedere giocare una partita di rugby spostata nel calcio. Lo straordinario... Signore e signori, buonasera, o meglio, buonanotte. Argentina campeon, Argentina del calcio sei regina. Questa frase non è mia, è del mio portiere, forse è meglio dire del mio portinaio, come si usa a Milano, perché parlando di calcio in Italia, in questo momento usare il termine portiere appare poco di buon gusto. Dunque, dopo 120 minuti accanite ed incerti, l'Argentina ha battuto a Buenos Aires nella finalissima l'Olanda per 3-1. E si è così concluso questo favoloso mese di giugno, in questa estate, in questa prima domenica d'estate, estate si fa per dire, un mese di giugno che ci ha visti tutti, padri, bimbi, spose, sorelle, mamme, zie, nonni, imperterriti, impietriti davanti ai televisori a seguire le partite da Buenos Aires, da Mendoza o da Rosario e poi a scendere in piazza o nelle strade con i bandieroni e a fare il carosello festoso con l'automobile con la benzina a 500 lire al litro. Il mio amico Marco Tardelli, perché di questo episodio che l'ha visto protagonista con Rivera si parlerà probabilmente nei prossimi giorni. Cos'è successo Marco esattamente? Ma cos'è successo? Dovevamo partire a pressing e come si può notare in televisione io non volevo niente stroncare le gambe a Rivera perché si teneva sopra non solo le gambe ma un po' più alto. Rivediti un po' l'azione di d'apertura, diciamo. Sì. Beh, entro io qui. Diciamo che voleva colpire la palla e ha colpito anche Rivera. Ecco, sì, ecco però può vedere dove tiene le mani Rivera quando è in terra.
Ecco, però se fa proseguire l'azione lo nota bene. Ecco, Tardelli, negli spogliatoi, ripeto, Rivera è stato piuttosto pesante, in genere su tutta la partita, in particolare su questo episodio, arrivando a dire anche che avevi studiato tutta la settimana un'entrata del genere. In campo un volto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me? Questa è la insomma, cosa... abbastanza bene. Abbastanza bene? Sì, bene. Cioè, è passata veramente, sì. No? È stata una serata un poco da incubo. Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita. Sì, certo. Ho avuto più paura ancora. Certo, l'incidente che le è successo. Sì, l'incidente. Insomma, tutto è stato poi chiarito. Sì, tutto. Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Si era impressionato il bravo, carissimo comico. Vali che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare in futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo? Grazie, grazie. Ma lo è in regola o non lo è? Oddio. Non lo so, non mi ricordo. Grazie, cara Condigna. Sul campo di Torino a vedere il gol non convalidato alla Roma. Ecco, Conti in azione, il suo lancio in profondità per Pruzzo, il colpo di testa del centravanti per Turone che mette dentro a sua volta di testa. L'arbitro non convaliderà per fuorigioco. Torniamo un attimo indietro. Andiamo a un momento del colpo di testa di Pruzzo. Ecco, a questo punto circa dovremmo considerare la posizione di Turone. Come vedete è indecifrabile anche perché la prospettiva non ci consente una valutazione esatta. Possiamo scendere un attimo, tornare un attimo indietro e vedere che il giocatore più indietro del Juventus, quello che poi contrasterà Pruzzo nel colpo di testa, Prandelli, ci sembra al di qua del dischetto di rigore, cioè tra il dischetto di rigore e il centrocampo per intenderci. Andiamo pure avanti, al momento del colpo di testa Pruzzo, come vedete Turone, ha fatto dei passi in avanti, potrebbe a questo punto essere in linea anche col dischetto di rigore, però è una valutazione molto molto difficile, anzi direi impossibile da stabilire guardandolo anche in moviola. L'arbitro comunque non ha convalidato su segnalazione del guardaline.